Buongiorno a voi, in questa domenica 27 novembre andiamo con gioia incontro al Signore. È il versetto del Salmo che oggi si offre come chiave di lettura della prima domenica di Avvento. Si ricomincia, inizia un nuovo anno liturgico. È bello gustare questa fiducia di Dio nei nostri confronti e noi andiamo incontro non al niente, al nulla o alla morte, andiamo incontro ad un Signore che viene sempre a visitarci. È venuto in modo specialissimo in quel Kairos, in quel tempo favorevole con l'incarnazione, ma verrà anche alla fine dei tempi. E in questo nostro pellegrinaggio terreno, egli ci raggiunge attraverso dei segni, egli ci raggiunge con la sua vita che vuole contagiare la nostra vita. Ma occorre un atteggiamento, quello della vigilanza, che oggi è quasi ridondante nel Vangelo di Matteo. All'inizio il Vangelo ricorda in questo capitolo 24, un capitolo escatologico che ci parla delle cose ultime e definitive, che l'uomo rischia di essere distratto, come al tempo di Noè, quando non si accorsero di nulla. O meglio, continuavano a fare di tutto, meno che tornare a Dio. E così il diluvio segnò nel racconto biblico una sorta di fine e di ripartenza. Ebbene, oggi Gesù ricorda che anche la sua venuta troverà tante persone distratte. Beh, c'è nulla di straordinario, ancora oggi noi siamo distratti da mille cose che prendono il posto di Dio. Quindi non ci accorgiamo di quanto sia feconda la sua parola, di quanto sia importante la preghiera, la lode, la gratitudine a Dio e ai fratelli. Pensiamo che tutto sia scontato e quindi la vita scorre, trascorre, tra mille cose da fare che ci rubano la pace. Ecco, rischiamo anche oggi, come sempre, di essere distratti e non accorgerci di quella venuta nel presente e di quella ultima venuta del Signore, egli che sarà il vero giudice della storia. E quindi ci viene consegnato un altro verbo. Allora vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora. E che significa vegliare se non essere vivi, essere presenti a noi stessi, non essere storditi, non vivere ubriachi dalle mille cose che vogliono riempirci di illusioni? Sì, significa renderci conto di tutto quello che accade attorno a noi e di saper intervenire con quella prudenza, con quel dono di noi stessi, con quella carità necessaria. Insomma, essere capaci di coinvolgerci, sapendo riconoscere i chiami di Gesù nel volto del fratello, quel Gesù che può aver bisogno di tutto, ma soprattutto di quell'amore che è concreto, che si fa dono nel quotidiano. Ecco allora come il Vangelo diventa attuale. Non si può essere cristiani vivendo da addormentati. Occorre essere continuamente capaci di rispondere alla storia, che è il luogo d'incontro con il Dio che ci chiama. Buona domenica a tutti.